Inizia domani, venerdì 5 maggio, a Cernobbio, Parolario Junior, la prima edizione di questa bella manifestazione letteraria dedicata all'infanzia, proposta dall'Associazione Culturale Parolario. Nel giro di 15 giorni, partendo da Cernobbio e poi la settimana prossima a Como e a Cantù, una marea di libri, tutti per i lettori più piccoli, i lettori ancora, diciamo così, in erba. E l'erba c'entra, perché Siamo Natura è il titolo di questa prima edizione di Parolario Junior. Ma non soltanto libri, tante altre cose per lavorare, giocare insieme, come quello che succederà sabato 6 maggio a Villa Bernasconi di Cernobbio con l'Orchestra della Natura. E ce ne parla il creatore e il direttore Daniele Delfino. Buongiorno a tutti, è piacere. Allora, l'Orchestra della Natura praticamente sarà un laboratorio sonoro in cui condurrò i bambini e gli adulti presenti in un viaggio alla scoperta degli strumenti di suono alle origini della musica, e che permetterà di divenire abili esecutori di suoni, di ritmi, suggestive sonorizzazioni, suonando unicamente materiali di natura, come legni, bambù, foglie, pietre, sassi, vegetali secchi e tanti tanti altri. Gli strumenti che presento sono, alcuni sono proprio materiali della natura, non manipolati, o comunque con piccolissime manipolazioni, magari dei pezzi di rame d'albero, piuttosto che delle pietre di serpentino, ridotte, tagliate, ecco, per dargli una forma trasportabile, no? E altri invece magari possono essere oggetti che mi sono stati portati da amici appunto nel corso di alcuni viaggi, tra questi un bellissimo carapace di tartaruga, oppure a me viene in mente il bastone della pioggia, per esempio, quel lungo bastone cavo con dentro qualcosa che si muove, basta girarlo ed emette dei suoni. Beh, allora, i bambini avranno a disposizione, i bambini ma non soltanto, perché questo laboratorio, diciamolo, è aperto veramente a tutti, quelli che hanno voglia di diventare un po' bambini e suonare una foglia, come facevo io. I partecipanti avranno gli strumenti che porterà lei, Daniele, oppure dovranno anche cercare di costruirne qualcuno? No, lo strumentario lo porterò tutto io, e nel corso dell'evento, praticamente, dopo una breve introduzione, narrazione, accompagnerò appunto il pubblico alla scoperta dei fenomeni acustici nascosti dentro tutte le materie della natura. E poi pian piano farò in modo che il pubblico possa cimentarsi nell'esplorazione sonora di questi oggetti, appunto, e di far maturare delle competenze che permetteranno al pubblico presente di divenire dei performer capaci di eseguire ritmi, suoni, e il gran finale sarà una performance collettiva in cui tutti riceveranno un oggetto sonoro il cui suono li trasformerà in personaggi sonori di una foresta, e io a quel punto divento il direttore dell'Orchestra della Natura e tutti insieme faremo nascere una foresta grazie al suono. Bellissimo, una sinfonia tutta naturale. L'appuntamento è alle 16 in un altro luogo bello come il giardino di Villa Bernasconi. Il laboratorio, come tutti gli altri appuntamenti di Parolario Junior, sono a titolo gratuito, per cui bisogna soltanto avere la curiosità, la voglia di sperimentare questi suoni della natura insieme a Daniele Delfino e la sua Orchestra della Natura. Noi ti ringraziamo tanto, Daniele, di questo bel intervento. Non è detto che anch'io sarò lì il giorno 6 maggio con il mio strumentino a suonare qualche cosa di bello, insomma, perché no? Io ti aspetto.